Per quanto riguarda invece l'edizione Star Comics, oddio, ci troviamo di fronte a qualcosa di molto 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 standard. L'edizione, la rilegatura è quella classica, c'è una leggerissima trasparenza nelle pagine, l'inchiostratura è abbastanza buona, le pagine sono un po' porose. Questa è la classica, è la classicissima proprio edizione Star Comics. Dunque, Masamiyuki, l'autore, è ben conosciuto nel panorama dei manga per essere l'autore appunto di Pat Labor, come vi dicevo prima. Sicuramente quest'opera non ha bisogno di troppa spinta per essere apprezzata. Quindi, se cercate un manga, diciamo, pieno di intrighi e d'azione, e se siete amanti del genere sci-fi, sicuramente Beardy the Mighty potrà soddisfare le vostre aspettative alla grande. Ma se al contrario cercate qualcosa di innovativo, probabilmente non mi sento di dire che quest'opera sia qualcosa di straordinariamente appetibile per voi, perché benché tutto sommato segue una trama abbastanza lineare ed in sé anche abbastanza profonda comunque, detto tra noi, non ha, non, insomma, non ha nulla di nuovo, non ha nulla di nuovo, però devo dire che comunque l'impressione e la votazione è positiva, quindi il manga comunque è consigliato. Da Seven Vanquisher è tutto, ciao ragazzi!